Presidente, allora questo incontro, quali sono i punti di accordo che avete trovato rispetto sia alle riforme costituzionali, ma poi appunto anche il patto di stabilità, che mi pare di capire che è stato al centro dei colloqui? Beh, direi che per il momento è un lavoro in progress, nel senso che non c'è alcun accordo, ovvero che bisognerà ancora valutare le proposte del governo. Da parte nostra il sostegno del Senato delle Regioni, la Camera delle Autonomie, chiamatelo come volete, ovvero la possibilità di avere questo contraltare che rappresenti poi il territorio, il federalismo reale e concreto. Da parte mia ovviamente ancora spingere su quello che è la vera spending review, l'applicazione dei costi standard che libererebbero circa 30 miliardi di euro all'anno che oggi sono dedicati a sprechi reali. Sul patto di stabilità avete avuto un impegno da parte del Presidente del Consiglio, porterà il tema in Europa? No, abbiamo parlato della necessità di essere fuori dal patto di stabilità per l'edilizia scolastica, per altre partite, io ci aggiungo anche il dissesto idrogeologico. E la virtuosità di regioni come la mia, come il Veneto, che ha saputo investire tutte le risorse per il dissesto. Resta comunque l'emergenza di un patto di stabilità che è un'equa divisione del malessere, che quindi va a premiare gli spreconi, chi non ha i bilanci in regola e chi, come da noi, con 581 comuni dei quali nessuno è in dissesto, abbiamo i soldi bloccati. La prima cosa che avete chiesto al Presidente del Consiglio qual è? Il primo impegno che chiedete al Governo? Beh, da parte nostra di fare veloci perché è nostro interesse che siano premiati i virtuosi. Siamo in un paese nel quale Abele viene punito e Caino premiato. La partita di Electrolux è chiara, noi contiamo alla volta dei primi di aprile di avere il tavolo con al Ministero dello Sviluppo Economico, quindi con il Ministro Guidi. Spero che si possa nel frattempo avere un piano industriale degno di questo nome, quindi raffinato e adeguato ai quattro siti. I quattro governatori sono assolutamente compatti, quindi Lombardia, Friuli Venezia Giulia, il sottoscritto per il Veneto ed Emilia Romagna, e sono fiducioso, spero che si chiuda velocemente, anche perché Electrolux farà scuola alla grande per i contenziosi collettivi. Ma guardate, il tema dell'indipendenza del Veneto è bene chiarirlo, c'è un livello politico delle associazioni, dei movimenti indipendentisti, e in questo momento chi sta raccogliendo le firme per via digitale è un'associazione, un partito, definiranno loro la loro veste giuridica, che non c'entra nulla con l'istituzione Regione del Veneto. E da parte nostra come istituzione dico che abbiamo un disegno di legge depositato da mesi in Consiglio regionale, e se troverà la maggioranza dei consiglieri comunque si avvierà un percorso che è esattamente simile a quello della Catalogna. Quindi il tema del dibattito Barcellona-Madrid sarà un tema del dibattito Venezia, ovviamente Roma. Quindi non come si dice oggi Veneto-Crimea, perché era questo il ragionamento che si faceva rispetto a quest'altro tipo di indipendenza di cui parlava prima? Beh, la Crimea, la suggestione, è l'evento comunicativo del momento rispetto all'indipendenza. Io penso che ci siano dei varchi di legge giuridici sui quali si possa assolutamente investire. È altrettanto vero che a livello internazionale il diritto internazionale riconosce l'autodeterminazione. Penso che questi temi debbano essere affrontati con serenità e con obiettività. E dopodiché ben vengano le raccolte di firme. Da noi in Veneto è la quarta raccolta che si fa, una fra l'altro ad opera della Lega a inizio mese, adesso plebiscito per via digitale, e altre ancora, e sono la dimostrazione del sentimento che c'è da noi, siamo stanchi di pagare per gli altri. Grazie, buon lavoro. Grazie.